Si è concluso oggi all'ITC Gentili il progetto Meta, promosso dalla Camera di Commercio di Macerata e finanziato dal programma Leonardo da Vinci. Un'evoluzione dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, portata dagli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti scolastici della provincia all'estero, a cui più di 100 ragazzi hanno partecipato. Questo è il progetto Meta, quindi alternanza scuola-lavoro, esperienze di lavoro presso aziende all'estero, che quindi è che aggiungono ovviamente valore ulteriore all'esperienza di alternanza, perché ovviamente si esce dalla nostra città, quindi ci si apre a un mondo con una cultura diversa, con una lingua diversa, con delle esperienze di lavoro diverse. E quindi in qualche modo questo processo di globalizzazione, ecco, richiede anche questa capacità di muoversi, questa capacità di andare nei luoghi, di parlare le lingue e di come dire, appunto, internazionalizzare in qualche modo anche il nostro modo di essere. Dopo la positiva esperienza, la Camera di Commercio si è nuovamente offerta come organismo promotore per la seconda edizione del progetto Meta. Entusiasti ragazzi che hanno preso parte a questa iniziativa. Io sono stata in Polonia con il progetto Leonardo Wrocław in Breslavia e lavoravo in una parrucchieria. Quindi è stata veramente una bellissima esperienza, perché è un lavoro che mi piace veramente tanto, quindi non solo ho avuto la possibilità di rendermi conto appunto com'è il mondo del lavoro, ma anche relazionarmi con persone con una diversa lingua e una diversa cultura. Quindi ho imparato tantissimo sia sul piano personale che su quello lavorativo. Sono stato in Inghilterra, a Portsmouth, un'esperienza bellissima perché ho imparato molto, moltissimo anche sul mio lavoro, visto che lavoravo su un bar che faceva anche tavola calda, quindi era una cosa molto veloce, una cosa molto attiva e dinamica, quindi molto, molto emozionante. E fondamentalmente mi sono portato a casa una buona preparazione in fatto di inglese e, che dire, un'esperienza da ripetere e che consiglio veramente a tutti.